Benvenute, reduci dall'uscita dall'Egitto, poi mi racconterete com'è stata la vostra uscita, Bezrat Hashem. E per adesso cominciamo con il nostro Yom Yom. Il Yom Yom di oggi dice: il servizio di ogni uomo va svolto secondo il suo carattere, le sue qualità, le sue caratteristiche personali, individuali. Può esservi uno, una persona che è in grado di infilare perle o lucidare gemme, non so se è la traduzione esatta, ma comunque di fare lavori che richiedono arte ed esperienza, ma invece fa il fornaio. L'analogia nel campo del servizio divino è facilmente comprensibile. Nonostante quello del fornaio sia un mestiere estremamente utile e necessario, ma quest'uomo è da considerarsi come uno che ha commesso un peccato. La parola peccato può venire anche tradotta come mancanza, quando uno non fa quello per cui è portato, ha gli strumenti per fare, manca, come fa spesso, spreca una possibilità e quindi la si può considerare quasi come un peccato. Questo era gli omnium di oggi. Ora, noi entriamo siamo anche davanti a un passaggio di 2 mesi, dal mese di Nissan al mese di Ar. Questo Shabbat benediciamo il mese di Ar, e 2 mesi che hanno due direzioni anche differenti. A Nissan abbiamo avuto questa rivelazione dall'alto che ci ha portato fuori dall'Egitto, ma anche noi abbiamo dovuto metterci del nostro. Però tutta la luce viene dall'alto, mentre con Iyar siamo noi che dobbiamo, in tutto il mese di Iyar, che non ha delle feste dichiarate, siamo noi che dobbiamo fare il nostro lavoro dal basso, e la Sfirata Omer, che riempie tutto il mese, ce lo ricorda. Questo Shabbat noi qui in Israele leggiamo Parashat Kedoshim, mentre in Italia per ora siamo sfasati e leggono la parasha Aharemot, che noi abbiamo già letto settimana scorsa. In ogni caso, parlando di Kedoshim, noi oggi evidentemente ci collegheremo anche alla parasha precedente, di modo che anche gli italiani in Italia potranno ritrovarsi. No, la parasha Kedoshim ha già un inizio che ci colpisce, perché Hashem ci chiede di essere santi, e ricordiamoci che la parola santo in ebraico ha il significato, anche il valore di distinto, diverso, distinto. E Hashem aggiunge: siate santi come io sono santo. Dice, vabbè, come passiamo noi a essere santi, tanto che i nostri saggi, quando si trovano davanti a questa difficoltà, tirano fuori la domanda e dicono: ma com'è possibile che Hashem dice che Kedoshim tiu, siate santi kamoni, come me, come io sono santo? E loro rispondono: evidentemente no, noi al nostro livello, e mica possiamo essere al livello di Akadosh Baruch Hu. La Hassidut, che ha sempre questa capacità di rivoltare e trasformare e rivoluzionare tutto il modo di vedere le cose, dice, quando dice che Doshim Tius, siate santi, può essere come me, come Hashem, col punto di domanda. La Hassidut dice: togliete il punto di domanda, mettete un punto esclamativo, come dire: siate santi come me, che ci dice Dio. Quindi ci troviamo davanti a questa difficoltà che Dio si aspetta da noi, che siamo santi e che ci distinguiamo come Lui. E come ottemperare a questa direttiva? Uno, quando pensa di doversi santificare, quindi distinguere, elevare, cosa pensa? Di doversi staccare quanto più possibile da ciò che lo allontana da questo, quindi dalla materialità,
e di raggiungere picchi sempre più elevati nella spiritualità. Questo dovrebbe essere il lavoro che naturalmente uno interpreta quando viene richiesto di essere santi e di distinguersi. Quindi la parasha continua e spiegando in che modo noi dobbiamo essere santi, comincia a tirare fuori una serie infinita di leggi pratiche che riguardano il nostro, la giustizia, il nostro, rapporto con gli altri nel commercio, in tutte le cose più pratiche, la nostra vita pratica e in tutti i particolari, i più piccoli particolari. Quindi tutta la nostra idea che per santificarci dobbiamo elevarci spiritualmente viene messa in crisi nel momento in cui ci ritroviamo a doverci occupare invece, per essere santi, delle cose più pratiche del mondo. E la cosa ci lascia confusi un attimo, ma ci basta dare uno sguardo alla parasha precedente per noi e attuale per l'Italia, in cui vediamo cosa è successo a chi ha preso questa direzione, interpretando che l'elevazione spirituale, l'attaccamento a Dio, essere santo come Lui, vuol dire non degnare di uno sguardo, di nessun interesse il mondo materiale e cercare unicamente di elevarsi e attaccarsi a Dio. Questo è quello che hanno fatto i due figli di Aaron, e la risposta di HaKadosh Baruch Hu è stata molto chiara: questa non è la strada. Grazie che mi volete così bene, vi accetto qui vicino a me. HaKadosh Baruch Hu se li è presi e se li è ricollegati, attaccati a sé su in alto, ma in un modo tale che insieme ci ha dato l'insegnamento per cui dobbiamo capire che non è questa la strada e ciò che Hashem si aspetta da noi. Quindi torniamo a capire cosa si aspetta da noi. Ora, il fatto di distinguerci, Hashem vuole che noi siamo distinti da tutti gli altri popoli diversi e ci dà anche un aiutino in questo. Qual è l'aiutino che ci dà? Nel momento in cui ci ha scelti per essere diversi, quindi, ci ha scelti in modo che i nostri corpi che Hashem ha scelto erano i corpi che hanno avuto un'anima divina dentro. Un'anima divina, una parte di Hashem stesso dentro, ci rende alquanto distinti. Noi ce l'abbiamo questa anima divina, siamo già distinti. Però ci guardiamo in faccia col nostro vicino, soprattutto chi è fuori di Israele, che non è ebreo, e in cosa vediamo questa diversità? Visto che per quanto riguarda i corpi, esteriormente siamo uguali. Per quanto c'è chi dice che io un ebreo lo riconosco immediatamente, naso aquilino, non so cos'altro, però è molto facile anche che posso non riconoscere, perché come corpi siamo uguali. Questo comporta anche la vera scelta che Hashem ha fatto, in quanto più volte abbiamo detto che scegliere vuol dire scegliere fra due cose uguali, non fra una migliore e una peggiore, perché quella non è una scelta coatta, perché chi sceglie la peggiore non ha senso. Perché quando Hashem ha scelto i nostri corpi, li ha scelti proprio perché erano uguali a quelli degli altri popoli. Per cui in qualche modo noi siamo già distinti, ma non ce ne accorgiamo. E se non studiamo, e se non facciamo il mitzvot, eccetera, eccetera, possiamo anche continuare a non accorgercene, e questo si chiama anche assimilazione. Pericolo che è notevole. Per cui, che modo ci dà Hashem per capire come essere distinti? È proprio in tutte quelle attività materiali che si occupano delle cose materiali del mondo, noi non le possiamo fare come le fanno gli altri.
In quello noi ci diamo, dobbiamo distinguere. Per cui se noi vediamo come, ad esempio, la tendenza di un non ebreo che ha dei desideri di elevarsi spiritualmente, la sua soluzione è quella di staccarsi dal mondo, proibirsi delle cose, per cui non si sposa, non mangia alcuni cibi o si isola. Per l'ebreo la direttiva è al contrario, tutto è permesso all'ebreo, ma tutto deve seguire una legge esatta che è quella che Dio ci dà. Per cui noi possiamo sposarci, ma dobbiamo comportarci esattamente nella nostra vita matrimoniale come Hashem ci chiede. Noi possiamo mangiare latte, possiamo mangiare carne, ma dobbiamo porre un intervallo preciso che Hashem ci dà. E così per tutta la nostra materialità. Quindi in questo ci dobbiamo distinguere. La Hasidut poi fa anche un passo avanti in cui ci dice non soltanto che per distinguerci, quindi santificarci, dobbiamo stare attenti comunque a usare le cose nel modo corretto e solo le cose permesse, per cui la carne che non è kasher non possiamo, eccetera, eccetera, ma anche quelle permesse, la Hasidut insegna, santifica in ciò che ti è permesso. In che modo? Dicendo quello che è permesso, quello che è proibito, e quello che è permesso non è necessario. Per cui non, quando tu quello che è permesso lo usi con l'intenzione di soddisfare unicamente tuoi desideri, passioni e piaceri, questo non rientra nella Vodat Hashem, nel servizio divino, e non ti fa certo elevare né rendere distinto nel senso della santità. Per cui di lavoro ce n'è da fare, e proprio qui nel mondo materiale, in tutte le cose che noi usiamo e che dobbiamo usare nel modo preciso in cui Dio ci istruisce. E questa è una strada. Però uno può anche chiedersi, ok, ho capito, Dio si aspetta da me che io mi distingua, in questo modo mi santifichi. Resta ancora la domanda in che modo, come lui. E va bene, faccio le cose che studio bene questa parasha, ci sono tanti particolari, e cerco di vivere in questo modo. E diciamo che è così. Però è tutto qui. Tutto qui il motivo per cui io mi devo occupare della materialità, perché solo nella come io mi occupo della materialità io posso distinguermi dagli altri, evidentemente no, non basta. Quindi torniamo a ricordarci, a capire perché noi siamo stati mandati come anime nei nostri corpi qui in questo mondo. E siamo stati mandati ad occuparci della materialità di questo mondo. E a questo punto ci ricordiamo che Dio, quando ha creato questo mondo, lo ha creato con una intenzione precisa, e cioè di soddisfare un suo appassionato desiderio, un suo piacere. Qual era questo appassionato desiderio? Quello di avere una dimora in cui rivelarsi nel suo essere infinito, in un mondo inferiore, finito, limitato e materiale. E questo compito l'ha dato a noi. Perché l'ha dato a noi? Cioè, ci si può dire ancora una cosa. Hashem vuole che noi ci occupiamo della materialità e in questo modo essere simili a Lui. Santificare la materialità, elevare la materialità, in questo modo essere simile a lui. E di fatto è vero che per quanto Hashem sia al di sopra, al di là di tutto, ed è anche dentro a tutto, Hashem anche lui si occupa della materialità. Nel senso che
con la Shkhapratit, con la divina provvidenza personale rispetto a ognuno e a ogni particolare del mondo, al punto che il Baal Shem Tov ci insegna che anche come scende una foglia che cade dall'albero esattamente segue i movimenti che Dio prevede, anche se tutto qui Dio si occupa di ogni cosa, però fino a un certo punto. Perché c'è qualcosa che Dio qui non può fare, non perché è limitato, ma perché ha deciso così, perché ha deciso che vuole che siamo noi a farlo. E cos'è questo? Rivelarsi qui in un mondo non può farlo lui, perché se Dio si rivelasse qui, così com'è, infinito nel mondo, il mondo sparirebbe. Davanti alla rivelazione dell'infinito, il mondo non regge. Sarebbe come all'inizio della creazione, quando c'è stata la rottura dei vasi, quando la luce infinita ci ha provato e non era possibile. Per cui adesso non può ripetersi nella stessa formula, ma Dio ha creato una situazione e ci ha dato delle forze particolari per cui siamo noi a poter rendere il mondo proprio occupandoci di tutti i particolari della vita materiale, rendere questo mondo così com'è, quindi inferiore, qui in basso, limitato, materiale, no, solo noi con la nostra forza divina possiamo renderlo capace di ricevere la rivelazione divina infinita. Non può farlo lui dall'alto. Vuole che noi, perché il mondo continua a esistere e non scompare davanti alla rivelazione, vuole che noi lo prepariamo. Quindi noi dobbiamo operare nel mondo, nella materialità, perché il mondo è la materialità che deve ricevere poi questa rivelazione, ma con cosa lo facciamo? Col nostro lavoro che procede anche con la nostra forza divina. Quindi noi non procediamo nel fare la Torah, la mitzvot, solamente materialmente, ma anche con tutta la nostra intenzione, comprensione e forze che vanno al di là, che sono le nostre forze divine. E questo è già un modo di cominciare a unire gli opposti, a unire l'infinito con l'infinito, lo spirituale col materiale. E tutto questo ci viene dato in mano come lavoro. Quindi il procedere in questa direzione che ha una sua meta e questa sua meta è la redenzione, questo lavoro deve passare attraverso il laboratorio della materia, del mondo. E come meglio può essere espresso questo concetto se non con il nome stesso che ha la redenzione in ebraico. La redenzione in ebraico si chiama Geulah, è composta di alcune lettere che se andiamo a vederla più vicino sono identiche e nello stesso ordine in cui è composta la parola che esprime l'esatto opposto e che è Golà. Golà vuol dire esilio. L'inizio, la prima lettera è la stessa. Gimel, sappiamo sempre che l'inizio è quello che contiene in sé tutta la forza. Per cui che cosa hanno a che fare la Golà con la Geulà, tanto da avere le stesse identiche lettere, è quello che ci fa capire che la Geulà, nella quale si introduce la Aleph, che è l'unica differenza, e la Aleph si riferisce all'Ufosh Olam, a Dio stesso, ci fa capire anche qual è la differenza fondamentale, per esempio, fra la prima redenzione che noi abbiamo sperimentato, che abbiamo sperimentato in questi giorni uscendo dall'Egitto, e la redenzione che ci aspetta adesso, alla quale noi ci prepariamo. Ed è così necessario che la comprendiamo per prepararci, altrimenti come puoi prepararti a qualcosa che non comprendi? Allora vediamo che nella redenzione dall'Egitto, di fatto che cosa è stato redento? È stato redento il popolo di Israele. Il popolo di Israele è stato tirato fuori dall'Egitto. Quindi la redenzione è stata del popolo dall'Egitto, dal male, ne siamo usciti.
Ma l'Egitto è rimasto Egitto, il mondo è rimasto lo stesso mondo, è il popolo che è stato redento. Cosa succede nella redenzione che ci aspetta adesso? Abbiamo detto più volte, non veniamo portati fuori da nessun altro Egitto, non veniamo portati fuori dal mondo, non andiamo su un altro pianeta. La redenzione è qui. Quindi la redenzione non è la redenzione del popolo, la redenzione è la redenzione di tutto. Tutto il mondo, tutte le genti, gli animali, tutto. Non c'è niente che non verrà redento nella redenzione. Perché quando noi dobbiamo preparare la Golà, il mondo materiale che nasconde la Aleph, Dio, e la rivelazione di Dio stesso, chiaramente dobbiamo lavorare in tutto il mondo, in tutte le sue parti, perché è questo mondo che poi deve tutto un tratto trasformarsi e diventare il posto stesso dove io sono adesso, la dimora dove Dio si può rivelare, il mondo e io stesso dentro di me. Quindi comincia a essere una direzione di lavoro diversa da quella che, nonostante che anche chi ha studiato, anche noi che abbiamo già sentito, lo sappiamo, spesso e volentieri cadiamo nella direzione opposta del lavoro. Qual è la direzione opposta? È di fare una netta divisione in cui c'è il mio servizio divino, il lavoro spirituale, e poi c'è la vita nel mondo. Per cui io studio la Torah, faccio le mie preghiere, prendo i miei momenti per fare le mie benedizioni, però arriva anche un momento in cui io dico: Hashem, ho dato del mio, adesso scusa, vacanza. Adesso mi metto in poltrona, mi leggo qualcosa di un po' leggero, mi mangio qualcosa di simpatico e mi prendo il mio momento chofesh, libero. Libero da cosa? Hanno anche gli ebrei che si lamentavano quando siamo usciti dall'Egitto, quando siamo usciti dall'Egitto, che lì eravamo liberi. Liberi da cosa? Liberi dalle mitzvot. Per cui abbiamo ancora questa impressione che da una parte ci sia la vita materiale di tutti i giorni, quotidiana, e dall'altra parte c'è il nostro servizio divino. E non è se... Non, per arrivare a correggere questa visione e a unire queste dimensioni, noi dobbiamo ricordarcene mentre viviamo la vita quotidiana ed esercitare questo mentre viviamo la vita quotidiana. C'è un esempio, una storia che ha portato Rav Notik che mi ha colpito. Racconta di un chassid che per guadagnare come professione si occupava di francobolli, quindi viaggiava e viaggiava andando molto anche in Africa, in Sudafrica, in vari posti non meno convenzionali, dove però poteva scambiare, vedere e prendere degli esemplari anche molto più rari. Però il suo modo di lavorare era molto particolare. Per cui qualsiasi incontro, appuntamento per gli affari che prendeva con qualche capo di una, si può ancora chiamare tribù, di una zona, la prima cosa non era assolutamente parlare di lavoro. E la prima cosa era iniziare con discorsi che riguardano la spiritualità e il divino. Ricordiamoci inoltre che il Rebbe, soprattutto, visto che noi siamo come lui dice costantemente, l'ultima generazione dell'esilio, la prima generazione della redenzione, e visto che abbiamo compreso che la redenzione comporta la redenzione per tutto il mondo, il Rebbe è stato forse non l'unico, non so se il primo o l'unico, ma comunque che ha spinto molto. Per cui il nostro lavoro non può essere solamente rispetto a
no, alla famiglia nostra, quindi all'altro ebreo, ma deve spingere senz'altro a tutto il mondo, quindi anche ai non ebrei, alla diffusione delle sette mitzvot dei figli di Noach, perché tutto il mondo va preparato. Per cui il suo modo di lavorare era quello: prima si parla dell'essenziale e poi si arriva a parlare degli affari. Tanto che il Rebbe una volta, talmente era accentuata questa sua direzione, che il Rebbe diceva: preoccupati anche però della tua parnassà, non perdere gli affari. Ma lui non li perdeva gli affari, anzi, veniva molto apprezzato e stimato per questo. E allora un esempio che lui portava più vicino a magari ai nostri giorni, come una persona, per esempio, che lavora a un negozio. Quindi è chiaro che quello che riesce a vendere nel negozio costituisce la base del suo sostentamento ed è importante. E ci sono vari livelli in cui una persona può unire la sua vita quotidiana, quindi il lavoro, con il suo servizio divino. Per cui una persona può decidere che quantomeno i suoi affari li conduce sempre tenendo molto ben presente l'alahà e non va assolutamente al di là nelle contrattazioni, negli affari. Facilmente si può cadere in qualcosa che, soprattutto questa parasha, ti fa capire quanto ogni piccolo particolare deve seguire un'istruzione precisa divina anche negli affari. E questo è un buon livello, ma ce ne sono anche di più elevati di livelli. Per cui si può arrivare a livello in cui ogni cosa, ogni somma che la persona che ha negozio guadagna, pensa già e decide come la devolverà e aiuterà perché si costruisca un nuovo Bet HaKnesset o per aiutare dei poveri e sempre cercherà di collegare questo. E anche questo è un bel livello. Però è ancora un livello in cui io quello che faccio lo faccio l'Hashem Shammai, cioè faccio io per Dio, c'è Dio e ci sono io, c'è il mio lavoro, c'è Dio e io faccio delle cose avendo l'intenzione di farle per una buona causa, aiutare tutto quello che riguarda la Kedushah. Ottimo livello, ma non ci siamo ancora. Noi stiamo parlando di unire i due livelli. E l'esempio che qui viene fatto, che assomiglia a quello che lavorava nei francobolli, è quello per cui entra il cliente e la prima cosa che faccio è coinvolgo il cliente in qualche argomento di Torah o mi interesso di dove sta e gli faccio presente che è vicino lì a un Beit Chabad dove può. Lo tiro dentro in qualcosa che invogli la persona a aggiungere qualcosa, a avvicinarsi di più, a fare. Dopodiché, quando ho spianato questo terreno, comincio a occuparmi di che cosa la persona vuole, eccetera. A questo punto, il mio negozio non c'è più io. Col negozio che ci occupiamo della Parnassà e poi c'è Hashem, ma il mio negozio diventa il Beit Chabad. Quindi non è che io lavoro per dare poi dei soldi alla costruzione di un Beit HaKnesset, ma io faccio Avodat Hashem, il mio lavoro serve per fare Avodat Hashem. Il mio lavoro è la cosa secondaria. Il fatto di occuparmi della Vodata Hashem è la cosa principale, per cui uso il lavoro per occuparmi della Vodata Hashem. È un capovolgere completamente la visione. E in una Sicha del Rebbe che su questa parasha, che nell'anno in cui la detta era un anno non come il nostro, in cui i tempi sono diversi dagli anni normali, per cui dopo Pesach in poi si inizia ogni Shabbat a leggere Pirkei Avot, un capitolo di Pirkei Avot. In quell'anno lì si leggeva il terzo già, noi siamo adesso solo al primo che iniziamo. E nel terzo c'è una Mishnah interessante in cui
viene insegnato che per stare lontano dal peccato, per non ritrovarti a peccare, devi stare attento a tre cose. E dopo ti enumera tre cose. La Hasidut ti spiega, magari ci ritorneremo quando saremo a quel punto, ti spiega che non è che quando ti viene detto che devi stare attento a tre cose, si riferisce alle tre cose che enumera dopo. Perché non voleva dirlo, bastava dire stai attento a questo e questo e questo. Non è che una persona ha bisogno di che gli si dica che erano tre le cose poi. Per cui è un messaggio diretto che finisce lì col punto che una persona deve stare attenta alle tre cose. E perché è così importante questo messaggio? Perché la tendenza dell'ebreo che ha una buona volontà di servire Hashem è quella di vedere le cose come ci sono io. E c'è Hashem e io devo vedere come posso servire al meglio Hashem e come io mi posso elevare spiritualmente per fare la volontà di Dio. Quindi ci sono due cose con le quali mi confronto, io ed Hashem. E la Mishnah ti viene a dire, sveglia, se eri tu e Hashem, prima di mandarti giù in questo mondo, eri già tu e Hashem uniti in tutta una cosa e ti ha mandato qui nel mondo, quindi vuol dire che devi tenere presente il mondo. E il mondo è la cosa principale della quale ti devi occupare. Ma come te ne devi occupare? Il mondo deve essere ciò che serve per fare la volontà di Dio, e cioè rendere questo mondo una dimora per Lui. Per cui il mio modo di approcciarmi a tutta la mia vita quotidiana, a tutti i miei atti quotidiani, si trasforma completamente, viene a fare parte integrante della mia Avodat Hashem, non soltanto integrante, ma indispensabile. Senza quella, non sto facendo la volontà di Hashem. Non è la mia elevazione, per cui io, silenzio, statemi tutti lontani, adesso mi devo concentrare a pensare a Dio soltanto. Concentrarmi e pensare a Dio, studiare la Torah, pregare, sono una base indispensabile. Senza quello non ho gli strumenti per andare avanti a fare niente. Però se io mi fermo lì, diventa stai attento a due cose e la terza l'ho lasciata per strada. Tutto quello che io faccio e prendo come comprensione, strumento, elevazione interiore, è per poi operare nel mondo. Kedoshim tiu kamoni. Dobbiamo essere come Dio, perché dentro di noi abbiamo Dio stesso e se vogliamo rivelarlo qui, che Dio è lì che desidera, bussa la porta, voglio venire qui a casa mia, avete finito di prepararmela la casa? Bussa e bussa, se vogliamo farlo entrare, dobbiamo rivelarlo dentro di noi, rivelarlo nel mondo e occuparci di noi e del mondo in questa direzione, con questa comprensione. Questo è più o meno il punto che più voglio passarvi e vedo se c'è qualcosa ma diciamo che questa era la. Ah, sì, ecco. C'era qualcosa che mi stava sfuggendo. Diciamo che adesso ho capito che cosa devo fare. Ho capito quali sono i protagonisti, io, Dio e il mondo. E dobbiamo lavorare. Non i protagonisti, gli elementi, diciamo. Ma di fatto ci stiamo lavorando anche da tanto tempo e non siamo ancora arrivati al risultato finale. Cosa succede? Cosa manca? Perché? In che modo dobbiamo fare questa cosa perché sia efficace al punto di arrivare finalmente al risultato finale. E qui arriva il giorno di Koach Nissan, il 28 di Nissan che ci aspetta tra 2 giorni, e un giorno in cui il Rebbe ci ha dato una lezione che fino a oggi dura, ed è una lezione che ci ha colpito come un fulmine a ciel sereno, e deve ancora lavorare dentro di noi. E qual è questa lezione? Ve la ricordo, ne abbiamo parlato tutti gli anni e ne parliamo anche ora. Il Rebbe a quel punto, a sorpresa, ha detto, signori, la mia parte io l'ho fatta. Più
più volte ha detto: siamo l'ultima generazione dell'esilio, siamo la prima della redenzione. Moshiach è già qua. Quando Rav Mordechai Eliyahu è andato a trovare il Rebbe e hanno parlato di come vedono Moshiach, che è già qua praticamente, il Rebbe si è espresso dicendo: Moshiach è lì appunto che bussa la porta, qual è il nostro compito? È farlo entrare dentro, tirarlo dentro. E come mai ancora non l'abbiamo fatto? Il Rebbe dice: la mia parte essenziale l'ho fatta, manca la vostra. Adesso dovete fare la vostra. Vi passo la palla, dovete fare tutto quello che potete, in quale modo, per far venire la Geulah, la redenzione di fatto, in quale modo? Nel modo di luci, di Tohu, Orò de Tohu, luci infinite, elevate, dentro Kelim di Tikkun, recipienti qui, terreni che possono accogliere. Quindi il lavoro è nostro qui nel mondo. Ma come va fatto? Il Rebbe lì ha aggiunto ancora un paio di espressioni dure che hanno molto colpito e ha detto: tutto quello che è stato fatto non è servito a niente, visto che il risultato non c'è. E com'è possibile che delle persone si riuniscono in un certo numero e non stiano male, non gli importi che Moshiach non arriva domani, dopodomani, cioè come possono non reagire a questo? E quando invece uno dovrebbe dire: Ad Matai, fino a quando in questo esilio? E allora tutti quanti, i Hasidim, Ad Matai, Ad Matai, il Rebbe fa capire: se ci fosse anche solo uno o due che lo dicessero veramente, Moshiach sarebbe già qua. Se dici Ad Matai, fino a quando? Perché sei un bravo bambino e obbedisci, capisci che così dovrebbe essere, quindi lo fai e lo dici, il risultato non arriva. Quindi il Rebbe ci fa capire che c'è ancora qualcosa che manca. E qualcosa che manca è che la nostra motivazione, il nostro desiderio, il nostro grido, fino a quando deve essere qualcosa che è sincero e viene dal più profondo. Quando si dice Yagata umatzata tamin, sforzati e avrai risultato, credici, vuol dire che se non abbiamo risultato, il nostro sforzo non era ancora abbastanza sincero. E quando una cosa fa male, ma fa male veramente, si grida. E non c'è bisogno che ti vengano a dire che devi gridare fino a quando. Ma il nostro grido non viene fuori perché ci fa male. Perché se siamo onesti con noi stessi, l'esilio non ci fa male. Ci fa male avere il conto in banca in minus. Questo ci fa male. Ci fa male aver perso il lavoro. Ci fa male avere in famiglia una malattia. Questo ci fa male. E gridiamo basta, non vogliamo più questo. Ma non ci fa male essere in esilio. La prova ne è che se improvvisamente uno mi dicesse: adesso ti porto al dottore migliore del mondo e vedrai che tutti in famiglia guariscono. Guarda, ho trovato un lavoro per te perfetto. Nel giro di pochi giorni riempi il tuo conto in banca e vedo risolversi i miei problemi, restando nella stessa situazione in cui sono. E cioè in una situazione in cui Dio non è rivelato in questo mondo e il mio vero io non è rivelato dentro di me, questo, e io dico: ah, beh, in questa maniera ci sto anche nell'esilio, perché l'esilio mi diventa comodo. A questo punto non posso dire che il mio grido per l'esilio, che non lo voglio più, è vero. Quindi io devo capire come arrivare a gridare che non voglio più, perché la mia situazione naturale e vera non è questa. La mia situazione naturale e vera di ebreo è che la mia anima divina possa esprimersi e venire fuori, io mi possa essere in contatto, che il mio collegamento con Dio, che ci fa essere una cosa sola, possa essere rivelato. Che questo io grido perché voglio questo. Ma come faccio ad arrivare a gridare
con sincerità, perché mi fa male che non sia ancora così. Come faccio ad arrivare? Posso farlo soltanto in un modo, studiando e capendo di cosa sto parlando e andandoci a fondo. Quindi devo capire veramente cos'è la Geulah, cos'è la mia anima divina, cos'è il mio esilio. Tutti questi concetti devo arrivarli a, non solo a capirli, a entrarci dentro, a ragionarci, a meditare su di essi e a cominciare a viverli nel mio quotidiano, a confrontare quale sarebbe la mia situazione se in questo momento si rivelassero le mie forze divine, infinite, più profonde e davanti a una difficoltà io fossi finalmente in grado di reagire, non o come faccio a superare questa cosa, ma come. Tra poco ne parleremo all'inizio di Are, il giorno del Rebbe Arashab, quello che ha detto la sua massima era quella del Chatchila River, quando tutto il mondo ti dice davanti a una difficoltà cerca di scantonare, di vedere come aggirartelo, passare o farti aiutare con le protezze, eccetera. E se proprio nulla va, allora, boom, come se la difficoltà non ci fosse, passa dall'alto. E dice, le Chatchila, già dall'inizio, dall'alto. Perché? Perché solo in quel modo io rivelo a me stesso che la mia forza vera è la forza divina che mi muove, che mi fa essere e che mi caratterizza e che mi unisce completamente a Dio davanti al quale il mondo non può niente contro, non può opporsi, non può opporsi al volere divino. E soltanto studiando, ma con serietà, con vera serietà, tutti questi temi ed esercitandoli e cercandoli in me nel quotidiano, posso arrivare finalmente a sentire che quando tutto questo manca mi fa male. E se mi farà male me veramente, allora il mio grido Ad Matai sarà vero e la Geulah in quel momento arriva per davvero. E questo è il Koach Nissan al quale noi ci prepariamo. Il Rebbe ci ha dato sulla testa questa mazzata. Perché noi la capiamo e ci ha dato in mano però anche tutta la forza, gli strumenti per fare quello che ci chiede. Adesso ci resta soltanto da fare un passo dopo l'altro e semplicemente non stare fermi. Quando si sta fermi, forse non si sbaglia, ma non si va avanti. Meglio sbagliare, ma fare dei passi avanti in ogni giorno e in ogni momento. Le possibilità ci sono. Tutto il mondo è un potenziale divino, noi dobbiamo rivelare. E se finalmente adesso, oggi, già ci fosse il miracolo di qualcuna di voi che dice: sì, io ho da raccontare come oggi, ieri, mi è successo e allora sembrava così, invece ho tirato fuori, ho pensato, ho fatto. Ecco, questo sarebbe già il primo passo. Quali miracoli avete vissuto? Quali forze divine vi sono uscite? E penso che senz'altro qualcosa sia uscita. Bisogna però dirla. Quindi aprite i microfoni. Se viene fuori qualcosa di interessante lo lascio in registrazione. Se invece avevo soltanto bisogno di chiacchierare un po', chiudo la registrazione. Però diamo una chance che qualcuno tiri fuori qualcosa di carnoso. Yalla, microfoni. Vai Loretta, ti vedo un po' stata. Si vede quando c'ha qualcosa da dire, dai. Mi devo tenere la testa. Perché no, veramente è tutto talmente forte dentro di me, che da tanto tempo oggi è la prima volta che assisto a una lezione e quindi è tutto molto emozionante perché sono passata da una situazione triste a una gioiosa e questa cosa mi fa capire l'importanza della trasformazione e del passaggio. Quindi penso sempre. Cioè, questa esperienza mi fa pensare a che bisogna fare dei passaggi obbligati per poter ottenere delle cose.
E quindi lo sto vivendo appieno. Sto vivendo appieno tutto questo perché Baruch Hashem, mio marito, ha capito l'importanza di venire. E questo già mi sembra un miracolo. È un miracolo perché uno come lui, così difficile a muoversi e essersi trovato molto bene perché gli è piaciuto, era triste di partire, di andare a Roma, però essendo un razionale forte, se non sistema tutto non ce la fa a staccare. Gli ho detto rimani, poi vai. Cioè non ce la faccio perché se non sistemo le cose, se non chiudo le situazioni, non ce la faccio a stare tranquillo. Quindi, capendo il soggetto, è giusto anche così. È il contrario di me perché sono una che lascio tutto e parto, e mentre lui invece, se non fosse così, non saremmo sposati da 42 anni. Vi posso assicurare che questa esperienza di 3 anni di totale mutismo, di totale mancanza di rapporto, proprio perché abbiamo fatto gli spettatori di noi stessi per poter poi arrivare all'incontro che ci ha riportato all'origine del nostro rapporto. Wow. Se questo non è un miracolo, ditemelo voi, non lo so. Qui. Baruch Hashem. Questo io lo chiamerei sì miracolo, ma anche avodà, lavoro. Wow, Non mi sì. viene da dire oltre che miracolo, perché i miracoli a volte ci sono proprio perché c'è un lavoro dietro, se no. A volte ci sono e noi non siamo capaci di vederli, e ci sono e quelli ci sono continuamente. Beh, a volte ci sono perché io credo che siano perché c'è la conseguenza di un lavoro che una persona fa, giusto, Ruth? Abbiamo insegnato tante volte che noi siamo delle fabbriche di miracoli e che quello che ci è dato, perché Dio ci ha dato come forza, come capacità, è quello di creare miracoli, dipende da noi, certo. E Perché c'è quello gratuito. la via per creare miracoli è quella di uscire dai nostri schemi, dai nostri limiti, dalla nostra normalità, dalle nostre abitudini, di rompere tutto questo. E quando noi rompiamo la nostra natura, i nostri limiti, Dio rompe i limiti che la natura che ha creato prefigge e lascia che ci vengano tutti i miracoli di cui abbiamo bisogno. Sì. Come si dice, aiutati che Dio ti aiuta. E quindi questo è stato intenso questo periodo, con tutti i vari alti e bassi e situazioni, poi passando per una situazione particolare mi fa apprezzare ancora di più. Che Io la mia... bello. Chi cerca Sì. la vita comoda e facile, Non faccio un esiste. ragionamentino, anche perché poi non solo non esiste, perché poi la vita ti mette in condizione di trovarti in situazioni difficili e più tu scappi perché cerchi la vita comoda e facile, più ti viene dato ancora. Quindi se non te la cerchi tu, se te la scegli la difficoltà dove sei in grado di lavorare e lì hai il risultato. Quando scappi, non è che scappando allora sfuggo alla difficoltà. La difficoltà la trovo lo stesso, soltanto che è una difficoltà che non mi dà niente, mentre la difficoltà che io scelgo di passare e di lavorarci è una difficoltà, ma poi ho tutta la soddisfazione del risultato. Ma infatti noi siamo usciti dall'Egitto, non siamo scappati dall'Egitto. No, siamo scappati Quindi dall'Egitto. siamo scappati. E allora perché si dice usciti, è uscita Usciti dall'Egitto e non dall'Egitto, però scappati? si dice che dall'Egitto siamo usciti di corsa perché il male era ancora lì che ci avrebbe tirato dentro. È nella redenzione che ci aspetta adesso che possiamo entrarci tranquilli perché il male non ci correrà più dietro. Siamo usciti, ma siamo anche Ruth, scappati. volevo dire una cosa, no?
Io adesso, in questo periodo, no, sto riflettendo di come vivo io le cose. Tu hai portato l'esempio sia del lavoro e delle varie situazioni dove, cioè, tipo, dice la persona che è nel galut ci resterebbe se gli fosse proposto magari il lavoro del secolo, piuttosto che la cura per una malattia, eccetera, eccetera, no? E io allora ho riflettuto su quello che è la mia vita. E sinceramente io oggi come oggi le cose che mi preoccupano non sono, certo è chiaro di dare pensiero, però poi io arrivo fino a un certo punto, poi dico però senti, è volontà di HaKadosh Baruch Hu, sta cosa va come HaKadosh Baruch Hu vuole, e quindi quello che mi, a volte mi fa stare, diciamo, non bene, non sono queste situazioni qui. L'unica cosa che oggi può farmi sentire che non sto bene è quando mi domando se sto facendo io abbastanza per HaKadosh Baruch Hu. Allora lì posso avere un malessere, perché è un malessere che mi fa sentire la responsabilità, quanto io sto facendo, dove sto andando, che sto facendo abbastanza per questa situazione che può riguardare tutto, ma sempre riguarda quello che Hashem vuole da me. Non so se mi sono spiegata. No, ti sei spiegata benissimo. Fantastica. No, hai spiegato benissimo. Condivido in pieno, perché tutti i giorni personalmente io mi dico, Hashem, dammi la forza di affrontare quello che tu vuoi da me, però fammi capire anche che cosa posso fare io per te, se quello, come dici tu, quello che faccio è abbastanza, quello che faccio è giusto, trovare spunto anche solamente non solo nelle lezioni che ascoltiamo e che dobbiamo ringraziare come Ruth che ce le fa e che ci sprona, ecco, a capire. Dobbiamo cercare di trovare indicazioni che Hashem ci lascia nel quotidiano, ecco. E in ogni piccola cosa, anche la più superficiale, anche, non so, il pensiero di dire ma dovrei chiamare questa persona, ma mi sta un po' antipatica, un po' pesante, un po' cosa, ma però so che è in difficoltà, la chiamo. Ecco, tutti questi piccoli sforzi che noi facciamo di lavoro su noi stessi è un modo per, secondo me, ecco, poi non so se sarà così, per metterci in discussione, per superare un pochettino qual è la nostra zona di comfort, perché tutti, come giustamente diceva Ruth, abbiamo anche nell'attesa di Moshiach una difficoltà a uscire dalla nostra zona comfort, e sappiamo insomma il nostro quotidiano, sappiamo com'è la nostra routine e abbiamo un po' paura di affrontare le cose nuove, le cose insomma, l'avvento del Moshiach è una cosa importantissima, noi non possiamo mentalmente, umanamente, presumo, capirne la portata, la grandezza, e ne abbiamo un po' paura, però dobbiamo superare il nostro limite tutti i giorni in quello che facciamo, trovare in tutti i giorni l'indicazione che Hashem ci è vicino e vuole proprio che noi facciamo un piccolo passo, che fosse una telefonata, che fosse una parola, che fosse un tzedakah, che fosse anche mettere a posto la nostra casa, che poi è il nostro tempio personale, perché nelle nostre case, nelle case ebraiche almeno, tutti quanti preghiamo, tutti quanti benediciamo Hashem, non una volta ma tante volte al giorno, per qualsiasi cosa. Per cui riconoscere e santificare il quotidiano, secondo me, è importantissimo. Mi sono un po' persa, scusatemi, però volevo darti ragione, Giulia. Comunque questo è, anch'io mi pongo, dico, è sufficiente quello che faccio, posso fare di più, come faccio a capire di fare di più, ecco. Sì, condivido. Scusate, ma poi mi lascio trasportare, non sono molto organica nel discorso. No, benissimo, è stato chiaro. È un equilibrio molto particolare quello che io mi vivo, no? Perché poi in realtà
succede sempre quando ci sta qualche cosa dove dobbiamo un po' superare noi stesse, no? Nel senso che dobbiamo salire quel gradino che, come dicevi tu, è quella zona comfort, chiaramente, da una parte ci sta stretta, però dall'altra abbiamo paura di fare quel salto un po', no? E arrivano sempre quelle condizioni che fanno stare anche un pochino male, dove da una parte uno si chiede, appunto, come mi chiedo io, allora devo fare sicuramente qualche cosa di più, perché quella situazione, quella condizione me lo chiede. Dall'altra parte però poi dico, aspetta, ferma un attimo, però devi anche sapere che se tu stai facendo, affrontando un qualche cosa che sicuramente ti farà avvicinare di più a Dio Benedetto o migliorare come persona, lo Yezzerara pure te vuole far star male, quindi devi pure metterlo un attimo, dico aspetta un attimo, io devo andare avanti, però devo andare avanti, devo capire quali sono i miei limiti, devo cercare di migliorare, ma non devo stare troppo male perché sennò mi paralizzo, quindi ferma un attimo, adesso ferma pure a stare male perché te lo sta mettendo davanti per non farti fare. Quindi fai, vai avanti. Non so se mi sono spiegata, scusate, ma ecco, questa è la sensazione che io mi vivo. E questo me lo dà lo studio, lo studio. Senza lo studio io rimarrei impigliata nello Yezzerara che mi continua a far dire devi migliorare, però devi migliorare, ma stai male e non migliori perché non fai niente. Stai solo a dire come posso migliorare. Scusatemi, verissimo, assolutamente. Beh, sono come dei raggi obbligati che noi dobbiamo fare, da una parte quello della responsabilità di noi stesse di andare avanti, ma dall'altra pure quello di far sì che non stiamo nel, diciamo che la nostra mente guida il nostro cuore, come studiamo sempre, e che non stiamo poi imbrigliati. Quindi è tutto un lavoro di equilibri che io personalmente, anche se a volte con più fatica e a volte con meno fatica, riesco poi piano piano attraverso appunto lo studio, come diceva Ruth, ecco, lo studio fondamentalmente. Bello, bello sentirvi parlare così, molto bello. Grazie Ruth. Grazie a tutte, è sempre illuminante, perché poi dopo c'è sta ciliegiona sulla torta, che quando io faccio un lavoro, arriva la lezione che sembra, forse questo è uno dei miracoli, sembra fatta un po' pure come diceva Lorella, no? Dice, mi ritrova, sembra come sta ciliegiona sulla torta, che poi proprio mentre io sto nelle mie fatiche, nelle mie cose, facendo il mio percorso e tutto quanto, arriva la lezione di Ruth, e mi fa vedere tutti questi punti belli, messi anche un po' in ordine, spiegati in una certa maniera, che mi fanno ancora di più capire il senso di tutto, ecco. Che bello, avete l'espressione giusta. Bellissimo. Okay. Speriamo che... Io intanto saluto tutte quelle che poi vedranno la registrazione, alla prossima.